Amici sportivi, alla visione immagini dallo stadio Posto di Prato La Serra. Decima giornata d'andata del campionato nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti. Si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti dell'Udinese. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Partiamo dalla squadra che ospita, l'Avellino, che schiera K tra i pali numero 1, numero 2 Roscigno, 3 Dodisco, 4 Krivka, 5 Bongiovanni, 6 Sgambati, 7 Dragoni, 8 Crisci, 9 Lucignano, 10 Arciello, 11 Cozzolino. In panchina Yusufi, Perna, Pizzi, Branchi, Riccio, Saccavino, Ferrao, Esposito, Bettinardi, D'Acunzo, Pastina e Paudice, allenatore signor Renato Cioffi. I friulani dell'Udinese schierano numero 1 Borsellini, numero 2 Zanetti, 3 Geromin, 4 Bovolon, 5 Vasco, 6 Parpinel, 7 Armenacas, 8 Magnino, 9 Melissano, 10 Diulu, 11 Alilovic. In panchina siedono Vidizzoni, Ermacora, Serafin, Samotti, Brunetti, Crisciti, Varesanovic, Pieve, Garmendia e Paoluzzi. Allenatore signor Luca Mattiussi. Dirige il match il signor Daniele De Sanctis, appartenente alla sezione di Lecce, coadiuvato dai signori Lillo di Brindisi e Bruni, anch'egli di Brindisi. Ora un minuto di raccoglimento per ricordare il disastro che ha coinvolto la squadra della Chapoense. Tutto pronto per l'inizio di questo match. L'Avellino nel corso di questo primo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, percorso inverso per l'Udinese. Avellino in completa tenuta verde, tenuta bianca invece per i friulani dell'Udinese, che almeno per quest'oggi hanno abbandonato il tradizionale bianco-nero. Si gioca questa mattina a Prato La Serra, prima dell'inizio del match incombeva la nebbia, poi fortunatamente i banchi si sono diradati assicurando la visibilità sia sul campo che dagli spalti. Dunque Avellino Udinese si gioca regolarmente. Sarà l'Avellino a battere il calcio d'inizio, le ultime formalità della terna arbitrale prima dell'inizio delle ostilità. Sul punto di battuta l'Avellinese Crisci. Occhiata d'intesa del direttore di gara agli assistenti, si parte in questo momento, buon divertimento Avellino Udinese. Arcello prova il controllo del pallone, non gli riesce, rimessa laterale per i friulani. Sul punto di battuta il numero 2 Zanetti, circolazione di palla per Udinese, Parpinel. Udinese quinta forza del campionato. Comunque vada questa partita e i friulani conserveranno la quinta posizione. Trattasi di fatto di un posticipo, perché le gare della decima giornata sono disputate ieri, manca l'appello proprio Avellino Udinese. I friulani non possono essere superati dal Carpi in classifica, Carpi sconfitto in casa dalla Juventus. Avellino ultimo in classifica con solo 4 punti all'attivo. Ecco l'Udinese nel cerchio di centrocampo, calciatore di colore Diulu, l'appoggio sulla sinistra per Geromin. Alilovic, palla lì indietro per il numero 5 Vasco, avanza Vasco a sotterra per Diulu, ancora Diulu, il filtrante che però termina tra le braccia di K. Può ripartire l'Avellino, il pressing portato da Melissano. Efficace il pressing friulano, poi l'Avellino riesce in qualche modo a riconquistare palla. Dragone, pallone filtra, Parpinel con tranquillità. Ancora Udinese, Geromin, lo scambio con il compagno, ancora Geromin che ha ricevuto da Lilovic.
Adesso Bovolon. Ancora Udinese. L'avanzata di Zanetti. Palla in aria. C'è una carambola. Resta sulla tre quarti la formazione ospite. Magnino. Appoggio sulla destra per Armenakas. C'è Zanetti al suo fianco. Armenakas lo ignora. La cross al centro di testa. Svetta Todisco ad anticipare Diolu. Insiste la formazione ospite, che sulla carta è sicuramente superiore all'Avellino. Alilovic, Diolu, si allunga il pallone, il rilancio di Todisco. Bovolon ad alimentare l'azione ospite. Zanetti, elude Arciello, ancora Zanetti, Armenakas. C'è calcio d'angolo per l'Udinese, il primo di questo match, dopo che la partita è iniziata da 2 minuti e 40 secondi. Va a raccogliere il pallone Armenakas, sarà lui a battere il calcio d'angolo sul versante di destra. Sistema il pallone il numero 7, Udinese che gioca con il lutto al braccio. Nucleo di calciatori in aria, le raccomandazioni del signor De Santis ai duellanti. Si può battere. Parte Armenakas, traiettoria bassa, alla fine De Santis interviene a segnalare una irregolarità in gioco d'attacco. Calcio di punizione per l'Avellino. Sarà l'estremo difensore del Pino K a battere il calcio di punizione. Rilancio del portiere avellinese, accoglie l'Udinese Bovolon. Armenakas elude gli avversari. Intervento in tackle di Krivka. Altro calcio d'angolo per l'Udinese. La formazione di Luca Mattiussi sta cominciando a premere con una certa intensità. Ancora Armenakas dalla bandierina. La battuta del corner, stavolta la traiettoria alta. Anticipato in aria Vasco. La sfera che salza a campanile. Siamo all'interno della lunetta, l'Avellino prova a venire fuori. C'è Bovolon sul pallone, circunnaviga Bovolon, affrontato da Cozzolino, lotta Bovolon, alla fine finisce col perdere il pallone. Lo scatto del numero 9 Lucignano, l'intervento di Parpinel in chiusura giudicato regolare. Efficace il contrasto del numero 6 Fulano, il pressing portato da Lucignano su Magnino, poi Parpinel, lancio in avanti verso Diolu, di testa che Scigno allontana, il colpo di testa anche di Cozzolino. Lucignano, Dragone, si distende la formazione di casa. Krivka, lo scatto di Krivka, non si lascia superare Zanetti, poi Vasco allontana, prova a ripartire l'Udinese. Appoggio sulla sinistra per Geromin. Halilovic, ancora Geromin sull'auto di sinistra. Avanza il numero 3 bianconero, lancio di sinistro. Allontana in qualche modo Dragone. Ecco lo spiovente. Zanetti evita, no, non evita la rimessa laterale per l'Avellino. Vasco a tagliare su Lucignano, se la cava Vasco. Dragone intercetta Bovolon per l'Udinese, che prova a ripartire. È attento Sgambati in chiusura, rimessa laterale per la formazione ospite. Ancora Udinese, ritmi discreti questi primi 5 minuti di partita. Cozzolino all'indietro per Todisco, lancio di Todisco a cercare lo scatto di Crisci. Vano lo scatto del numero 8 biancoverde, la palla è irraggiungibile. Termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è già battuta. Borsellini, l'appoggio per Parpinel. Geromin. Parpinel. Lancio basso del numero 6, ha intercettato Todisco. Messo fuori causa Diolu. È in fuorigioco Arciello. Netta la posizione regolare del talentuoso
numero 10 di Renato Cioffi, rimposta all'Udinese. Parpinel, ancora il numero 6 chiamato in causa dai compagni, è libero, riceve Geromin. Halilovic, ancora Parpinel, attacca lo spazio l'Avellino. Vasco con pazienza l'Udinese, avanza Vasco, un po' di campo davanti a sé, appoggio sulla destra per Armenacas, di testa ancora Vasco, all'indietro per Zanetti, ora Bovolon, sbaglia il passaggio Bovolon, prova ad approfittarne Cozzolino che si defila sulla destra, entra in area, il cross basso di Cozzolino, l'intervento di piatto di Crisci e palla sul fondo, Avellino vicino al vantaggio. Intesa Cozzolino Crisci, praticamente un calcio di rigore in movimento, il piattone sinistro di Crisci, brivido per Udinese, Avellino vicino al gol dell'1-0, è riuscito capitan Cozzolino a crossare basso dalla destra, ha raccolto l'invito Crisci che però non ha avuto la freddezza necessaria per centrare lo specchio della porta, la palla è terminata al lato. Dopo 8 minuti, prima emozione di questa partita. Riparte l'Avellino. Cozzolino lascia scorrere Crisci a beneficio del numero 3 Todisco. Halilovic, Rescigno, si addormenta Armenacas, prova ad approfittarne. Alla fine K fa su il pallone. C'è stata scarsa intesa tra Sgambati e Rescigno, stava per approfittarne Armenacas. Ora l'Udinese che deve rispondere all'occasione capitata a Crisci, di un pericoloso, ancora Udinese, gol, il vantaggio della formazione friulana al minuto numero 9. Alla prima vera occasione Udinese ha colpito con il numero 9 Melissano. Sulla conclusione ravvicinata di Diulu, K aveva respinto, la palla è rimasta in aria, con freddezza Melissano si è girato ed ha insaccato per l'1-0 dell'Udinese all'ottavo minuto del primo tempo. Alla prima vera occasione la formazione ospite ha colpito. 1-0 Udinese. Vedremo quale sarà l'entità della reazione della squadra di casa, che un paio di minuti prima aveva avuto l'opportunità di sbloccare il risultato con Crisci, il quale ha fallito da ottima posizione il gol che avrebbe sbloccato a favore dei suoi lo 0-0. Parpinel, lancio del numero 6, lo scatto di Diulu, mantiene il pallone in campo Diulu, gioco di gambe di Diulu, riesce a servire Armenacas, di sinistro Armenacas, da lontano la conclusione ciabattata di Bovolon, messa laterale per l'Udinese, si è accontentato Geromin, Parpinel, Vasco, Zanetti. Bovolon, Halilovic, stoppa e serve Geromin. Ora Geromin, Bovolon, filtrante, è in posizione regolare Melissano, anzi no, fuori gioco dell'attaccante dell'Udinese e all'ottavo del primo tempo ha portato la squadra friulana in vantaggio. Calcio di punizione per l'Avellino, battuta di K, Bovolon, Melissano,
quarto disco interrompe la trama friulana. Di testa Cozzolino, non arriva sul pallone Lucignano, sfavorito dal rimbalzo del pallone sul sintetico dell'impianto sportivo di Prato Lasella, che ospita quest'oggi Avellino Udinese, match valido per la decima giornata d'andata nel campionato nazionale Primavera Trim Trofeo Giacinto Facchetti, raggruppamento B. K fa suo il pallone, ora Rescigno, alza la testa Rescigno, lancia il pallone in avanti, Cozzolino, su di lui Linghia, Geromini, rimessa laterale bianco-verde. Con le mani è pronto Todisco, la battuta di Todisco, Bongiovanni, alla fine però viene in fuori Udinese, brutto intervento di capitan Cozzolino sull'altro numero 11 Alilovic, le scuse del numero 11 bianco-verde all'indirizzo dell'altro numero 11, ha rischiato il giallo Cozzolino. Ancora l'Udinese, Bovolon, Diulu, è un fuorigioco il calciatore di colore friulano, offside di rientro. Calcio di punizione battuto da Avellino, avanza in slalom Todisco, l'arbitro interviene a comandare un calcio di punizione per la formazione di casa. Sul punto di battuta Bongiovanni attende il piazzamento dei compagni, il numero 5, non sarà lui a battere il calcio di punizione. C'è il numero 7 Dragone a battere il piazzato, il sinistro di Dragone, traiettoria bassa, Cozzolino si gira e poi di destro calcia verso la porta, ma la conclusione è alta. Buona comunque l'iniziativa di Cozzolino. Il pallone è stato recuperato, riparte l'Udinese. Geromin, intercettato Todisco, messa laterale per l'Avellino, il pallone è carambolato sul corpo di Almenacas. Ancora Todisco con le mani, Cozzolino, colpo di nuca, lottano il numero 6 Parpinel e Lucignano. È astuto il calciatore udinese a far terminare il pallone in faro laterale. Zanetti, Magnino, appoggio per Vasco, Parpinel, ragiona il numero 6, palla che si perde tra le braccia di K. Non ha trovato assistenza Parpinel, erano troppo fermi i suoi. Riecco l'Avellino, ma c'è fallo commesso da Bovolon ai danni di Lucignano. Calcio di punizione per i biancoverdi, perde palla l'Avellino, innescato involontariamente Armenacas, avanza il numero 7 friulano, la conclusione di sinistro Murato, Armenacas, ma insiste l'Udinese. Magnino, il cross di Magnino, l'intervento in spaccata di Alilovic e il colpo di reni di K che devia in corner. Occasione gol per l'Udinese che al sedicesimo si è portata vicino al 2-0. In spaccata Alilovic ha anticipato il suo controllore. Ottimi riflessi di K che ha deviato in corner. Chance per la squadra ospite. Tiro dalla bandierina per l'Udinese. Siamo al sedicesimo. Palla in aria, la respinta di pugni di K. Cozzolino di testa, prolunga per Bongiovanni. Cozzolino,
prova ad agganciare Arciello, perde il pallone e alla fine c'è Borsellini, estremo difensore friulano, che serve Parpinel. Il pressing accennato di Crisci. Geromin cambia gioco per Zanetti. Armenakas, Zanetti, dai e vai con il compagno, ancora lo scambio con Armenakas. Armenakas prova a cambiare gioco, ha intercettato Crisci di testa, ma la palla è ancora preda dei friulani. Cicca il pallone, il numero 6, Sgambati. Alle sue spalle c'è un compagno che rimedia l'errore del difensore biancoverde. Intanto c'è calcio di punizione per l'Avellino. 17esimo, Avellino 0, Udinese 1. La rete di Melissano all'ottavo sta regalando 3 punti all'Udinese. L'Avellino che si riaffaccia nella metà campo avversaria con Crisci che sbaglia, che non riesce a servire Cozzolino. Il break friulano, Diulu, ancora Diulu, prova a superare nello scatto Rescigno, che è bravo a non farsi fregare dall'avversario. Crisci, Cozzolino, anticipato Lucignano, la palla resta in campo, il rilancio di Todisco, ancora Lucignano che si allunga il pallone, Parpinel fa buona guardia. Borsellini, appoggio per Bovolon in verticale, sulla destra Zanetti, Magnino, Armenakas, siamo nei pressi della panchina ospite, ancora Armenakas che difende palla e riesce a servire Magnino. Il pressing di Arciello è efficace, Magnino non lo molla, ritorna su di lui e commette fallo. Calcio di punizione per i padroni di casa. Piazzato di testa Vasco sull'avversario Bovolon, l'intervento di Sgambati, ma c'è fallo commesso in precedenza, calcio di punizione per l'Udinese. Vasco, Parpinel, Halilovic che si è accentrato, da Magnino lo scavetto per Armenakas, tiene palla Armenakas, Halilovic, Magnino, Zanetti, quello spazio per crossare, serve sul fondo Magnino, il destro di Diulu e palla alta, da buona posizione, la conclusione del numero 10 che non trova lo specchio della porta. La palla si è alzata progressivamente. Occasione potenziale ancora per l'Udinese, che quindi dopo l'1-0 ha sfiorato almeno in un paio di occasioni la seconda marcatura. Il rilancio di K. Diulu. Diulu per il pallone Crisci. Pozzolino. Però a venire via l'avversario non ci riesce, ma è terminata in fallo laterale. Parpinel, Vasco, ancora Vasco, portiere Borsellini per un paio di volte ha urlato ai suoi di essere troppo statici, lo ascoltiamo benissimo qui dalla nostra postazione. Non riesce ad agganciare Melissano. Bongiovanni, Pozzolino viene neutralizzato in maniera regolare dagli avversari. Geromin si rifugia in Borsellini, il lancio subitaneo del portiere friulano, anticipato Diulu. Crisci riesce a controllare il pallone, si continua a giocare, non aveva commesso fallo Crisci, ancora Crisci, di lui da Bovolon, deve evitare il corner Bovolon, ci sarà calcio d'angolo per l'Avellino, ha ottenuto il massimo Crisci da quella situazione,
arbitro dalla bandierina per la formazione di casa. Ed è il primo corner per i campani. 21esimo. Battuta del calcio piazzato, palla in aria, prova a svettare Sgambati, che non riesce a correggere al meglio l'ottimo spiovente. Non è impattato il pallone come avrebbe voluto il numero 6, abile a svettare in area di rigore. Cozzolino prova a scuotersi da Avellino. Arciello ha un po' di spazio, avanza Arciello il sinistro, ancora Arciello, la palla è buona, strada che attraversa tutta l'area di rigore, nessuno avellinese è pronto ad arrivare sul pallone. Claudicante Cozzolino discute con l'arbitro, il capitano biancoverde, tutto a posto per Cozzolino. Messa laterale della squadra ospite, altra potenziale opportunità per l'Avellino. Lucignano, nessuno ha raccolto l'assist dal fondo di Arciello, ancora Lucignano il dribbling, ecco l'Arciello, gioco di gambe del numero 10, alla fine chiede troppo a se stesso, alla fine commette fallo al cielo. Spinta da Tergo ai danni di Bologna, giudicata irregolare dal direttore di gara, che ricordiamo il signor Daniele De Santis della sezione di Lecce, terna pugliese quest'oggi a Prato La Serra. I suoi assistenti sono Lillo e Bruni, entrambi appartenenti alla sezione di Brindisi. Fallo di Melissano su Todisco, sbaglia ancora l'Avellino. Diulu, Halilovic, Bovolon, Zanetti, Armenakas, ancora Udinese, ancora Zanetti, Bovolon, temporeggia la squadra ospite, ci prova dalla distanza Zanetti, conclusione temeraria, questa facile di K. Ventiquattresimo del primo tempo, resiste la rete di Melissano, messa a segno all'ottavo di questa prima frazione, che resta comunque gradevole sul campo, buoni ritmi, tanta corsa sinora. Messa laterale per l'Udinese, nessun dubbio che la caratura dell'avversario sia superiore, ma l'Avellino ce la sta mettendo tutta per onorare al meglio l'impegno. La squadra di Cioffi deve riscattare il brutto 3-0 in casa dell'Ascoli rimediato la settimana scorsa. Anche l'Udinese reduce da una sconfitta, 1-0 in casa del Chievo, secondo impegno in trasferta consecutivo per i fiulani. Dalla distanza Dragone impensierisce Borsellino, partono i bianconeri, Halilovic, Parpinel, ancora Parpinel, lancio del numero 6, lo scatto di Diulu, difende palla il numero 10 Filano, ancora Diulu quasi circondato, serve Armenakas che viene in suo soccorso. Halilovic cambia gioco completamente, sul lato di destra c'è Zanetti, il cross di Zanetti, palla in piena aria, ha colpito di testa Todisco, prova a ripartire l'Avellino con Arciello, perde palla Arciello, Magnino, ultimo tocco è di Dragone, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Udinese. 26esimo, ci avviciniamo a grandi passi alla mezz'ora di gioco.
con calma Zanetti va a raccogliere il pallone, probabile che ci sia la gittata lunga, sì è così, palla ancora in aria, di testa svetta De Scigno, Arciello lancia in avanti, deve lottare Lucignano, duello che vede il fallo di Vasco ai danni dell'attaccante biancoverde. Calcio di punizione per l'Avellino che ha l'opportunità di creare un altro pericolo alla porta difesa da Borsellini. E Arciello sul punto di battuta. Vittoria attuata. Un intervento di Rescini. Altro calcio di punizione. La posizione ancora più interessante per la formazione di casa, subito fallo Bongiovanni. Siamo intorno ai 25 metri. Opportunità per la squadra di casa. Sarà ancora Arciello a tentare dalla distanza. Altro calcio di punizione, vede il protagonista il numero 10 Verinese, grande protagonista della vittoria interna contro il Pescara, la sua rete ha regalato la prima vittoria stagionale ai Lupi in campionato. Tocco per Arciero, il destro, palla ribattuta, rincorre la sfera Cozzolino, la rimette al centro, la palla è uscita. La rimessa laterale per l'Avellino, Arciello, il tocco di Zanetti, altra rimessa con le mani per i campani. Lucignano, appoggio per Arciello che prova ad incunearsi. La conclusione bellissima e vincente di Crisci per l'1-1 al 29esimo. Ad occhi chiusi Crisci di sinistro pareggia per la sua squadra e in qualche modo riscatta l'errore sullo 0-0. Avellino 1, Udinese 1. Ha pareggiato Crisci al 29esimo del primo tempo. La girata subitanea, improvvisa, repentina di Crisci, nulla da fare per Borsellini che pure si era proteso. 1-1 dunque, parità a Prato La Serra. E per quanto visto sinora, la formazione di Cioffi merita se non altro la parità. Dunque a Melissano risponde Crisci al 29esimo. Bovolon, Armenacas, la reazione friulana. Allontana Todisco, Arciello prova ad illuminarsi, prova ad accendersi, Cozzolino in posizione regolare, che bella partita, Arciello, avanza Arciello, infiltrante per Crisci che è in posizione regolare, palla in mezzo e poi Geromini, Udinese in affanno, prova ad approfittare l'Avellino. Arciello dalla bandierina, vediamo se si accende il talentuoso calciatore bianco-verde, sinora un po' compassato. Calcio d'angolo di Arciero, di testa Cozzolino che non trova lo specchio della porta, rincorre vanamente il pallone Rescigno, la palla è uscita, ci sarà rimessa dal fondo. Borsellini, ecco Zanetti, chiede palla sulla sinistra a Lilovic, la riceve, lo stop di petto, ancora Lilovic, non lo molla Todisco, rimessa laterale per l'Udinese, colpita da Crisci due minuti fa. Geromin, numero 8 bianco-verde, ha fatto centro in una situazione sicuramente meno agevole rispetto a quanto ha fallito al sesto minuto.
calcio di punizione per l'Udinese. È andato giù il numero 4 Bovolon. Vediamo, Crisci paradossalmente aveva fallito il gol da una posizione sicuramente più agevole, dalla distanza invece ha fatto centro, regalando a nostro avviso il meritato pareggio alla Vedina. 32esimo, parità dunque a Prato La Serra. Adesso però calcio di punizione per l'Udinese, che colpita vuole riportarsi in vantaggio. Conta i passi il signor De Sanctis, potrebbe essere Armenakas a tentare la conclusione a giro, poi il destro di Parpinel. L'impressione è che sia Armenakas a tentare la battuta. 4 gli uomini, anzi 5, no, restano in 4 sul muro difensivo. Parte Armenakas, palla indirizzata nel 7, e per poco non c'entra lo specchio della porta, il numero 7 è Fiulano. Ottima l'esecuzione del classe 98 Armenakas. La rimessa dal fondo di K, rilancio di Denso del portiere avellinese. Dragone, Arciello, colto in controtempo, Cozzolino, Bongiovanni, Crisci, autore del gol del pareggio. Ancora Crisci, che litiga col pallone, dà l'opportunità ai Fiulani di distendersi in contropiede. Il filtrante per il numero 4 Bovolon, troppo lungo. K anticipa il numero 4 avversario con un'ottima scelta di tempo. Ancora il rilancio del portiere dell'Avellino, bravo K a tenere in vita i suoi in occasione dell'occasione capitata da Lilovic, che la distanza era avvicinata in spaccata, si è visto respingere il pallone in corner dal portiere avellinese, e con un riflesso felino ha evitato il gol del 2-0. Ora siamo sull'1-1, ecco Crisci, proprio lui, corner per la formazione di casa. Abile Crisci a far carambolare la sfera sul corpo dell'avversario. Ancora il ciclo dalla bandierina, occhio ai saltatori bianco-verdi. Marino ha dimostrato di saper essere pericoloso in queste circostanze. Il cross di Todisco, traversone non è un granché. Diulu s'avventura col pallone, Diulu è solo, ecco Krivka, l'ultimo tocco è suo. Krivka che sta trovando posto in pianta stabile tra le file della primavera, lui che è un punto fermo dell'Under 17. Jeromin, il cross, Diulu accoglie palla, cede a Magnino, il sinistro di Magnino, palla respinta, ancora Diulu, lo aggira Zanetti, Diulu lo ignora, si allunga il pallone il numero 10, poi in qualche modo ne torna in possesso, palla respinta, Arciello per l'Avellino, trattenuto vistosamente da Magnino che rischia il giallo. Solo richiamo verbale per Magnino, rimasto in piedi al cielo, viene fermato il numero 10 bianco-verde, poi si lagna col direttore di gara, sgambati senza complimenti, spazza in foul laterale. Non è andato troppo per il sortire il numero 6 dell'Avellino, Halilovic. Bovolon, lancio nel deserto per il numero 4 dell'Udinese. 36esimo, poco meno 10 minuti all'intervallo, parità
a Prato la Serra, 1-1 tra Avellino ed Udinese. Armenacas, perde palla Armenacas, era circondato da ben tre avversari. Cozzolino, ancora Cozzolino, si allunga il pallone Cozzolino, ma ha subito fallo. Calcio di punizione per la squadra di casa. Si è udito l'impatto tra i calciatori qui dalla tribuna. Calcio di punizione per l'Avellino. Indicazioni di Mister Cioffi e su noi. Batte Arciello, destro di Arciello, ha salvato Vasco, ancora Avellino, a tre respinta in posizione regolare Cozzolino, deve girarsi a questa necessità, non lo molla Bovolon, poi c'è Magnino su Cozzolino, il cross al centro, respinto di testa, pallone respinto, c'era Rescigno a colpire, ancora Avellino, Buongiovanni, la posizione di Arciello regolare, l'uscita di Borsellino che tocca il pallone. Applausi per l'Avellino. In affanno l'Udinese, Alilovic, Zanetti, Vasco, Bovolon. Geromin, dopo qualche esitazione, K per l'Avellino. Arciello, il lancio per Cozzolino è regolare, Cozzolino in aria, cross basso e la rete! Lucidiano, azione bellissima, Avellino in vantaggio, azione da manuale della squadra campana. Arciello, Cozzolino, Lucignano, si scatena il tridente di Cioffi e l'Avellino trova il gol del 2-1, 39esimo del primo tempo, emozioni a Prato la Serra, la formazione bianco-verde ha ribaltato il punteggio, ora è in vantaggio per 2-1, Lucignano ha portato in vantaggio l'Avellino, ha raccolto un raso terra al bacio di Cozzolino dall'out di destra, tutto era partito dall'illuminazione di Arciello. Intanto c'è un cambio per l'Udinese, abbandona la contesa Bovolon, al suo posto il numero 20 Garmendia. Non sappiamo se sia una scelta tecnica o Bovolon sei rimasto vittima di un infortunio che in via precauzionale lo abbia indotto ad uscire dal rettangolo di gioco. Dunque Garmendia al 39esimo al posto di Bovolon. Dicevamo di un Avellino in palla, di un Avellino che stava affrontando a viso aperto l'impegno con i più quotati avversari ed il vantaggio a nostro avviso è meritatissimo. Vasco, quando Arciello si stava illuminando stavamo proprio dicendo che l'Udinese aveva un po' perso quel tasso di sicurezza, quel tasso di spavalderia. Rimessa ora per l'Avellino, Todisco con le mani, toccato duro capitano Cozzolino, si continua a giocare, non ritiene di intervenire De Sanctis. Parpinel, non arriva sul pallone Melissano, pare frastornata la formazione ospite colpita da Lucignano al 39esimo, è sotto l'Udinese. Avellino è riuscito sinora a completare la rimonta, 41esimo del primo tempo, sta per chiudersi questo intensissimo primo tempo che ci ha regalato diverse emozioni.
Zanetti, Diulu, il rimpallo favorisce gli Udinesi, occhio ad Armenakas, la conclusione a giro, il palo di Armenakas, se la cava l'Avendino, il palo dell'Udinese. Formazione friulana vicina al gol del 2-2. Lucignano per poco non colpisce direttamente col pallone un calciatore in tribuna, ma c'è un po' di tensione in campo. Che bel primo tempo qui a Prato la Serra, la battuta di Armenakas che ha colpito il palo qualche istante fa. Diulu, calcio di rigore per l'Udinese, colpo di scena, calcio di rigore per l'Udinese, due calciatori friulani a terra, non sappiamo se il fallo è stato commesso su Parpinel o su Melissano. Calcio di rigore per l'Udinese, 42esimo del primo tempo. Continuano le emozioni qui a Prato la Serra, anche se è un episodio che non fa piacere a noi avellinesi. C'è l'opportunità per la formazione friulana di ritrovare la parità. Sarà Magnino a battere il calcio di rigore. Sul cross di Armenakas, intanto Rescigno viene redarguito dal direttore di gara. La battuta di Magnino, Cappa che spinge, si salva l'Avellino, ha parato il calcio di rigore di Magnino, Cappa conserva il vantaggio, la squadra di casa. 43esimo, calcio d'angolo per l'Udinese, salvataggio di un difensore biancoverde sulla respinta del portiere Cappa, abile a neutralizzare il calcio di rigore di Magnino. Corner per l'Udinese, prova a svettare il numero 9 Melissano, non ci arriva sul pallone. Intanto c'è Zanetti dell'Udinese, no, non è Zanetti, chiedo scusa, c'è un calciatore friulano colpito forse al capo perché viene sollecitato l'intervento del massaggiatore bianconero. Non riusciamo a capire chi sia il calciatore. È il numero 20, il neo entrato Garmendia, che nell'azione concitata ha subito un colpo. Dunque, Magnino al 42esimo ha fallito il rigore del possibile 2-2. Grandi meriti a Cappa, che è stato bravo a rimanere fermo. La conclusione centrale del numero 8 bianconero non è stata efficace, è stata neutralizzata da Cappa. Non ha scelto la soluzione angolata il battitore Magnino, e Cappa è riuscito a respingere il pallone. Poi nella medesima azione difesa bianco-verde è stata abile, svelta, ad evitare che qualche calciatore udinese riuscisse nel tap-in vincente. Arciello, palla irraggiungibile per Krivka. Melissano, Magnino, Krivka rinviene in maniera efficace su Armenakas. Lascia l'incompensa della battuta a Zanetti, citata la respinta di Cozzolino al volo dalla distanza, la conclusione svirgolata di Geromin, palla sul fondo. 46esimo, siamo già nella fase di recupero, Avellino 2 Udinese 1. Con calma l'Avellino riprende le operazioni di gioco. Occhiataccia di De Santis, massimo difensore K, che va al rilancio.
Cappagna che spinto, rigore di Manino, Cozzolino, Borsellini riesce ad anticipare il capitano biancoverde, corretto nell'arrestare la sua corsa, nell'evitare l'impatto violento con il portiere. Ecco, aveva capito Cozzolino che non ci sarebbe mai arrivato prima dell'avversario. Armenakas, Diulu, va giù Diulu, sotto porta, incredibile, palla salvata sulla linea, si salva ancora l'Avellino. Alilovic non è stato deciso nel battere a rete, consentendo il salvataggio dei difensori. Termina qui un primo tempo bellissimo, un tourbillon di emozioni, una prima frazione di gioco che si chiude con l'Avellino in vantaggio per 2-1. Udinese aveva sbloccato all'ottavo con Melissano il pareggio di Crisci e poi il 2-1 dell'Avellino con Lucignano. A risentirci per il commento dei secondi 45 minuti. Amici sportivi, alla visione immagini dal campo sportivo Posto di Prato La Serra, appena iniziato il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Udinese, valida per la 10ª giornata d'andata del campionato nazionale Primavera Team Trofeo Giacinto Facchetti, raggruppamento B. Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino in vantaggio per 2-1 su Udinese, una prima frazione che ci ha regalato tantissime emozioni. Il vantaggio dell'Udinese, il pareggio, il sorpasso dell'Avellino, il rigore fallito dall'Udinese e qualche altra occasione. Speriamo di assistere ad un secondo tempo altrettanto avvincente. Non dovrebbero esserci stati avvicendamenti nel corso dell'intervallo, anche se nel primo tempo l'Udinese ha già effettuato un cambio. Il numero 20, Garmendi, è subentrato a Bonlon al minuto numero 39. Andiamo con la lettura delle distinte. L'Avellino schiera K tra i pali, numero 1, numero 2 Rescigno, 3 Todisco, 4 Krivka, 5 Bongiovanni, 6 Sgambati, 7 Dragone, 8 Crisci, 9 Lucignano, 10 Arcillo, 11 Cozzolino. In panchina Yusufi, Perna, Pizzi, Branchi, Riccio, Saccavino, Ferraro, Esposito, Bettinardi, D'Acunzo, Pastina e Paudice. Allenatore signor Renato Cioffi. L'Udinese schiera tra i pali Borsellini, 2 Zanetti, 3 Geromini. Il 4, come abbiamo detto, era Bovolon, sostituito da Garmendia, che sta battendo in questo momento la rimessa laterale. Subentrato al 39esimo appunto a Bovolon. Poi 5 Vasco, 6 Parpinel, 7 Armenakas, 8 Magnino, 9 Melissano, 10 Diulu, 11 Alilovic. In panchina siedono Vidizzoni, Ermacora, Serafin, Samotti, Brunetti, Crisciti, Varesanovic, Pieve e Paoluzzi. Allena la squadra friulana il signor Luca Mattiussi. La terna arbitrale è pugliese quest'oggi. L'arbitro è il signor Daniele De Santis di Lecce. Gli assistenti sono Lillo e Bruni, entrambi appartenenti alla sezione di Brindisi. Nel corso del primo tempo Udinese ha sbloccato lo 0-0 con Melissano all'ottavo, il pareggio di Crisci al 29esimo, poi il vantaggio avellinese con Lucignano, rete del sorpasso che consente dunque all'Avellino essere dunque in vantaggio. Dopo il gol del 2-1 l'Udinese ha fallito un calcio di rigore con Magnino, che si è lasciato respingere il pallone da capo. Proprio Magnino in possesso palla, allontana Sgambati, Diulu, ancora attenzione all'Udinese, Cozzolino spedisce il pallone fuori dall'area di rigore, ancora Cozzolino che ritorna in possesso palla, lo scambio tentato con Lucignano fallisce il tentativo di triangolazione, riparte l'Udinese, Halilovic
non ha effettuato cambi Cioffi nell'intervallo. Ancora la squadra friulana, la conclusione tentata da Garmendia, il tocco di Geromin, palla non addomesticabile, rimessa laterale per l'Avellino. Disco ad andare alla battuta con le mani, allontana Parpinel, incespica Dragone, ne approfitta Magnino, lancio di sinistro, tocco di petto di Melissano, beneficio di Armenacas che ha colpito un palo nel corso del primo tempo. Ancora Udinese, ha bloccato K sul destro di Garmendia, tiro debole, telefonato, non irresistibile, nessun problema per K, abile nel respingere, nel neutralizzare il calcio di rigore di Magnino quando l'Avellino era sul 2-1. Una parata, una prodezza che consente alla sua squadra di mantenere il gol di vantaggio sugli avversari. Alilovic accelera, Garmendia, Armenacas, Garmendia, ancora Armenacas, Magnino, ancora Udinese, Armenacas, Alilovic, il triangolo con Armenacas, il violento sinistro di Armenacas a scheggiare la traversa, secondo legno per il numero 7 biancoverde nel corso di questa partita, aveva già colpito un palo nel corso della prima frazione di gioco. Ora la traversa per Armenacas, la violenta botta, la staffilata di sinistro che ha scheggiato la traversa della porta difesa da Cap. Il rilancio dell'estremo difensore biancoverde di testa Halilovic, rincorre il pallone Armenacas, intervento in tackle pulito di Rescigno, rimessa laterale comunque per l'Udinese. Melissano, anche di rigore, allontana Bongiovanni, Magnino, anticipato Diulu, il pressing di Lucignano è efficace, Arciello non sa dove la palla, Arciello, la sfera assume una strana traiettoria, Diulu di testa, Dragone, Bongiovanni, Cozzolino, autore dell'assist che ha consentito a Lucignano di battere Borsellini per la seconda volta. Riparte l'Udinese, ritmi ancora sostenuti ed è prevedibile che nelle fasi finali del match le squadre concedano qualcosa pagando dazio alla stanchezza. Arciello, scambio con Dragone, l'intervento di Vasco in chiusura, rimessa laterale per l'Avellino, settimo del secondo tempo, 2-1 per i campani. Kribka, appoggio per Arciello, deve girarsi Arciello, lo affronta Magnino, Arciello difende palla con caparbietà, Dragone, il cross in aria basso, palla allontanata, testa svetta Todisco, può riavanzare l'Udinese, è attento l'Avellino, Melissano, Rescigno, strano passaggio all'indietro di Rescigno, deve impegnarsi K per scongiurare il corner in favore dell'Udinese, rimessa laterale per la formazione friulana in zona d'attacco, incertezza di Rescigno nell'allungo al proprio portiere. È in zona d'attacco la formazione bianconera che quest'oggi è in tenuta bianca, righe grigie. Avellino che nel corso di questa ripresa sta attaccando dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. C'è fallo su Crisci che con furbizia ha ottenuto il massimo da una situazione alquanto intricata perché era comunque pressato
in una zona del campo pericolosa. Calcio di punizione per gli Irpini, che possono così respirare. E pronto Sgambati a battere. Il destro di Sgambati ha raccolto il pallone per un attimo Lucignano, ancora Lucignano, va giù l'attaccante biancoverde. Calcio di punizione stavolta sulla tre quarti, ottavo del secondo tempo. Conte passi il signor De Santis, che ha raccomandato al battitore di posizionare la sfera sul punto esatto, di non commettere, così dire, furbate. La punizione interessantissima, per poco Sgambati non era pronto a colpire sul palo più lontano. Crisci, autore di una rete pregevolissima, il gol che ha regalato il momentaneo pari all'Avellino. Melissano difende palla, di tacco serve a Lilovic e riesce nell'intento. Ora Lilovic, poi indeciso, avanza comunque, palla al piede, il numero 11 friulano, l'appoggio sulla destra per Zanetti, il cross di Zanetti, palla smorzata, Diulù, colpo d'anca di Diulù, lascia correre il direttore di gara, a Lilovic, Magnino, Garmendia, Armenakas, la svirgolata di Sgambati in qualche modo cappa al suo il pallone in due tempi. Guadagna anche qualche secondo il portiere averinese, protagonista indiscusso in due occasioni nel corso del primo tempo. Abbiamo già detto della prodezza sul calcio di rigore di Magnino, ma in precedenza, in spaccata su Alilovic, ha salvato con un ottimo riflesso la propria porta dal 2-0. Krivka allontana, Arciello, Cozzolino, ottima visione di gioco del capitano. È un fuorigioco però Lucignano, si è alzata la bandierina dell'assistente di destra del signor De Santis. Calcio di punizione per Udinese, che ha la necessità di sveltire i tempi. Undicesimo della ripresa. Magnino, Parpinel, Garmendia, Geromin, Garmendia, lo scatto di Garmendia, Todisco con esperienza, ci mette il corpo e guadagna un calcio di punizione. Espulso Garmendia, espulsione diretta, rosso diretta, qui il numero 20 dell'Udinese, la formazione friulana resta in 10 uomini e con una rete da recuperare. Molto probabilmente Garmendi avrà proferito qualcosa di poco sfordiano all'indirizzo del direttore di gara, altrimenti non riusciamo a spiegare la decisione del signor De Sanctis di estrarre il rosso dal taschino. Udinese in 10 uomini, Avellino in vantaggio di una rete e di un uomo ora. Rilancio di K e Garmendia, che dal canto suo era subentrato al 39esimo del primo tempo a Bovolon. Udinese in 10 dunque, Avellino con un uomo in più e con il 2-1 da difendere. Diulù, ancora Diulù che prova di entrare in aria, la spizzata di testa di Alilovic sul cross di Diulù. Dragone, perde palla Dragone sul pressing di Alilovic, lungo per Magnino, si accentra Magnino,
il filtrante tentato a beneficio del compagno. Ancora attenta la retroguardia biancoverde. Fallo. Calcio di punizione per l'Avellino. Tredicesimo del secondo tempo. Avellino 2, Udinese 1. Udinese in 10 uomini a causa dell'espulsione di Garmendia. Lancio di sgambati. Palla respinta di testa. Dragone. Possesso palla. Alla fine Vascoi sottrae la sfera, ma c'è Crisci per l'Avellino. Krivka, cotto quasi in controtempo. Buongiovanni Krivka. Alla fine in controtempo è colto al cielo. Messa laterale per l'Udinese. Di testa Buongiovanni, altra rimessa con le mani per i fiulani. Zanetti. Halilovic. Jeromin. Diulu. Fermato Diulu. Arciello. Vediamo cosa si inventa Arciello. L'assist sulla destra per Cozzolino. Occhio a Lucignano che deve rientrare dall'offside. Cozzolino si risistema la difesa dell'Udinese. Cozzolino cross al centro. Arciello prova il controllo di destro, è in aria Arciello, il rimpallo lo sfavorisce. Sbroglia la matassa Parpinel per i fiulani dalla distanza di sinistro. Buongiovanni, applausi per lui. Tutto questo quando è scoccato il quarto d'ora esatto della ripresa. Avellino 2, Udinese 1. Rilancio di Borsellini. Non arriva di testa Melissano. Riparte la formazione di Cioffi. Ecco Dragone sulla sinistra. Passaggio non pervina al compagno, ma c'è comunque rimessa laterale per i campani. Dragone lascia l'incombenza della battuta a Krivka. Anticipato Arciello, altra rimessa laterale per l'Avellino, che guadagna qualche metro. Palla per Arciello, difende palla Krivka, lo scambio con Dragone, gioca bene nello stretto l'Avellino, ancora Dragone, Lucignano, Parpinel, gli soffia il pallone, occhio al contropiede Fiulano, lo scatto di Diulu, è veloce anche Todisco, ma Diulu è in possesso palla, ancora Diulu, il gioco di gambe del calciatore di colore, il tocco di Crisci per la rimessa laterale in favore dell'Udinese. Jeromin con le mani, si fa vedere, riceve Armenakas, ancora Armenakas, appoggio per il compagno, riceve ancora palla Armenakas, la serie di passaggi dell'Udinese, spazza via Dragone, un po' alla riva il padre, come si suol dire, c'è la necessità di recuperare il pallone e Armenakas praticamente lo ha tolto dai piedi dei calciatori avellinesi seduti in panchina. Non vuole perdere tempo l'Udinese, deve recuperare il gol di svantaggio. Crisci, Lucignano colpito da Tergo, calcio di punizione per l'Avellino, è franato Lucignano sull'intervento scorretto di Zanetti, calcio di punizione per la formazione di Cioffi, si è prontamente rialzato Lucignano che va a prendere posizione in zona d'attacco. La battuta di Sgambati, aveva provato l'apertura sulla destra per il numero 3 Todisco. Attenti gli udinesi, con qualche rischio Magnino riesce a servire Parpinelli, lancio del numero 6 bianconero a cercare lo scatto di Diulu che ha la meglio su Todisco. Attenzione all'Udinese, palla in area, Diulu con lo spazio per calciare, ancora Diulu, Magnino, Jeromin dalla distanza, palla che sibila al lato a conclusione di Jeromin che mette i brividi a cappa. Azione insistita degli uomini di Mattiussi, alla fine c'è riuscito Jeromin a concludere, palla al lato non di molto,
di lancio di K. Di testa a colpire Magnino. Intervento regolare di Arciello. Ancora Arciello. La rimessa è bianco-verde. Calcio di punizione per l'Udinese, ha commesso fallo Lavellino. Ecco Parpinel. Il capitano dell'Udinese è il numero 8 Magnino, a fascia al braccio, poco distinguibile qui dalla tribuna, praticamente bianco su bianco. Bongiovanni, Dragone, Krivka, chiede palla a Cello ma è in posizione irregolare, se ne era veduto Krivka, non aveva servito, mi viene su Magnino irregolarmente. Krivka, ammonizione per il numero 4 bianco-verde, condizione che ci sta tutta. Intervento pericoloso di Krivka ai danni dell'avversario, sarà lo stesso Magnino a battere il calcio di punizione. Ecco Parpinel, Parpinel aveva cercato Diulu, Rescigno per spingere per l'Avellino, Diulu si accende il numero 10 bianco-nero, poi finisce con la Luca sul pallone, gesto di stizza di Diulu, se ne pensa con se stesso quando non è riuscito ad addomesticare la sfera. Rimessa dal fondo per l'Avellino, passaggio rischioso di K per Krivka, che ora agisce sull'out di sinistra, nessuno a lui congeniale, abbiamo visto più volte utilizzato sulla fascia sinistra in occasione delle gare dell'Under 17. Lucignano, lotta Lucignano, Bongiovanni vuole provare, avanza Bongiovanni, tiene palla, passata peccato, la pedina dal cielo, Lucignano insiste, l'Avellino, Crisci è in posizione regolare, Cozzolino, peccato, ci ha battato il sinistro Cozzolino, è una buona opportunità, il capitano biancoverde aveva dinanzi a sé lo specchio della porta, non è riuscito ad imprimere la necessaria potenza al pallone e Borsellino è riuscito a far suo il pallone, occasione potenziale per la squadra di Cioffi, partita del 3-1, i pini avrebbero siglato il gol della sicurezza. L'uomo in più rimasto giù Lucignano per l'Avellino, si continuano a giocare, alla fine il direttore di gara si accorge che Lucignano è stato colpito al capo ed ora richiede l'intervento dei sanitari biancoverdi. Udinese non aveva spedito il pallone in favo laterale, aveva continuato a giocare. A termini di regolamento, se è chiaro, ci sta tutto. È sempre il direttore di gara che deve interrompere il gioco. E a discrezione dei calciatori avversari, mettere il pallone in out per consentire la sospensione del gioco. Secondo cambio tra le fila dell'Udinese, esce Geromin. Al suo posto il numero 18 Varesanovic. E il cognome lascia presumere le origini balcaniche del calciatore, le origini slave. Ci sarà la classica palla in aria. Varesanovic che subentra Geromin. 23esimo del secondo tempo, secondo cambio per l'Udinese. Eccolo Varesanovic che tocca il suo primo pallone.
Ancora il numero 18 all'indietro per Vasco. Avanza Vasco, Cassoterra intercettato con abilità da Dragone. La palla rimane in campo, riesce ad allontanare Vasco. Arcello non riesce a domesticare la sfera, rimessa per Udinese Magnino. Vasco non ha controllato il pallone, regalando di fatto la rimessa laterale agli avversari. Krivka con tutta la calma di questo mondo. Avellino ha tutto l'interesse a far trascorrere minuti preziosi. È il vantaggio di un gol ed è in superiorità numerica, anche se in verità la superiorità numerica non è che si sia vista. Sta preferendo gestire la squadra di Cioffi. Vasco, Magnino, ancora Magnino, a gira Arcillo, l'appoggio per Varesanovic, intervento efficace di Krivka, poi Arcillo, ultimo tocco di Lucignano, rimessa con le mani per l'Udinese. Magnino, Parpinel, Zanetti, Varesanovic, Parpinel, lancio di Parpinel, la spizzata di Melissano, la presa di K, l'impressione che il pallone sarebbe comunque finito sul fondo per evitare i rischi. K ha preferito abbrancare il pallone. Fuori gioco di Lucignano sul rilancio di K, calcio di punizione per l'Udinese, anticipato di Ulu. Crisci, ottimo il sombrero sull'avversario, lancio di Pozzolino, di testa Parpinelli, riesce a servire all'indietro Borsellini. Ora Vasco prova il pressing Avellino, Varesanovic, Parpinel, Varesanovic, Alilovic, ma c'è Lucignano per l'Avellino. Va giù l'attaccante biancoverde, sorvola l'arbitro. Riparte l'Udinese con Parpinel. Il solito lancio a cercare Diulu. Todisco subisce fallo, calcio di punizione per l'Avellino. Battuta di K al 26esimo del secondo tempo. Alilovic su Pozzolino. Zanetti e Lucignano. Ultimo tocco del numero 2 friulano, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Todisco con le mani, allungo per Arcillo. In aria, che cosa ha sbagliato Lucignano? Raccoglie il pallone Dragone, forse Lucignano ad attenuante, ecco, è stato sorpreso. Intanto ha ammonito Dragone, sorpreso dal gentile omaggio, non ha avuto la freddezza, la lucidità necessaria per far meglio in quella circostanza. Alilovic, ecco la mossa attenuante per Lucignano. Pozzolino, avanza Pozzolino, non riesce a servire in profondità Crisci, ha salvato Parpinel. Insiste la squadra di casa, forte anche dell'uomo in più. Sgambati, s'avventura nel dribbling, un po' troppo egoista Sgambati. Calcio di punizione per l'Udinese. Parpinel a battere il piazzato. Altro lancio per Diulu, respinto Sgambati, Varesanovic, Zanetti, Melissano, a lungo di Crisci, Zanetti, insiste l'Udinese, reinnescato Diulu,
solito duello in velocità con Sgambati, entra in aria Dulu, colpisce di testa Magnino ma non è preciso, parla addirittura spedita in un fallo laterale. Terzo cambio per l'Udinese, abbandona la contesa Liljovic, è il 28esimo. Gli subentra Brunetti, maglia numero 16. Lucignano lotta con Vasco, che ha la meglio nel contrasto. Parpinel, regista arretrato. Zanetti. Crisci, rimessa laterale per l'Udinese. Zanetti con le mani, sta per scoccare la mezz'ora al nostro cronometro. Esiste il 2-1 con cui si è chiuso il primo tempo. Allontana con rabbia Bongiovanni, Borsellini, Vasco, risale l'Avellino, posizione regolare, Arciello, il Arciello riesce a buttare Borsellino di testa, Parpinel, Lucignano, ancora Parpinel, storico della circostanza, tiene in vita l'Udinese, Parpinel ha negato la gioia del gol a Lucignano, ancora Avellino, Arciello non riesce a chiudere la pratica, l'Avellino si resta sul 2-1, doppio intervento provvidenziale di Parpinel che tiene in piedi la baracca per i suoi. Ora Melissano, Dulu agisce sul versante di destra, ancora Dulu tiene palla, tende rinforzi, Armenakas, il cross di Armenakas, c'è fallo in attacco di Melissano che nello stacco ha rifilato un colpo a Rescigli. Opportunità dunque doppia per l'Avellino, prima con Arciello e poi con Lucignano. In entrambe le circostanze Parpinel ha salvato l'Udinese con freddezza e con esperienza. È sulle ginocchia il numero 6 dell'Udinese in questo momento, consapevole di quanto ha compiuto. E merito suo se l'Udinese è ancora in partita. Si rialza Rescigno, 31esimo, il nostro cronometro. Purtroppo Rescigno non ce la fa, bisogna procedere al cambio. Il direttore di gara però fa continuare perché il pallone comunque non è uscito dal rettangolo di gioco. Termine di regolamento ci sta. K quasi pasticcia. Se il pallone non esce fuori dal rettangolo di gioco, la sostituzione non può effettuarsi. Il direttore di gara sta applicando il regolamento. Magnino, Zanetti, Marino in 10. In questo momento c'è parità numerica in mezzo al campo. Dulu allontana Cozzolino, Lucignano non sfugge a Parpinel, anche l'Avellino in 10, fallo commesso da Crisci, calcio di punizione per i fiulani. Ora può entrare sul rettangolo di gioco il numero 19 Esposito, posto di Rescigno infortunato. Calcio di punizione per
l'Udinese. Ecco la battuta del piazzato, Cioffi in due tempi se la cava, ancora Avellino e Parpinel, azione del gol del 2-2. Diciamo il portiere dell'Avellino in due tempi ha sventato la minaccia. Il lancio di K. Arciello, Cozzolino, riparte l'Udinese, la furia di Cioffi all'indirizzo dei suoi uomini. Varestanovic, Krivka, Varestanovic, approssimativo Krivka nel bilancio in avanti. Magnino, rientra Magnino, Varestanovic, Brunetti, Krivka si oppone in maniera efficace. Parpinel, gli viene su di lui in maniera fallosa Luciniano, calcio di punizione per l'Udinese. Dietro! Dietro! Chiede la distanza. Il numero 16 Brunetti. In testa Krivka, Dulu prova la volée. Le proteste della panchina dell'Udinese che reclamavano la concessione di un altro calcio di rigore. Non è stato con lo stesso avviso l'arbitro. Ecco Borsellini. Alto rilancio. Non ha trovato il pallone Sgambati. Occhio ancora l'Udinese. Armenakas. Alle sue spalle c'è Magnino ignorato. Cross basso. Arciello, in è innescato, coraggiato dal pubblico di casa. Arciello, esausto, numero 10 biancoverde che ha corso tantissimo, ha pagato dazio alla stanchezza. Diulu, ancora Diulu, va giù il numero 10 bianconero. Anche in questo caso il direttore di gara lascia correre. Lo scatto di Luciniano, dribbla l'avversario Luciniano, è quasi in aria, perde l'attimo giusto. Contropiede friulano portato da Magnino, avanza Magnino di gran carriera, Diulu, l'opposizione di Cioffi, ancora Diulu, Armenakas riceve, entra in aria Armenakas, vuole liberarsi per concludere, riesce, terzo legno colpito da Armenakas in questa partita incredibile, fuori di un nulla la conclusione di un calciatore bianconero. È il 37esimo, a un conto aperto con i legni della porta avversaria Armenakas. La conclusione intanto di Brunetti di poco al lato, resta infortunato K. Traversa colpita da Armenakas, due traverse ed un palo per il numero 7 bianconero quest'oggi. Buon per l'Avellino che sinora la dea bendata gli abbia voltato le spalle. 37esimo, il nostro cronometro, Avellino in vantaggio per 2-1, Udinese però non molla ed in inferiorità numerica crea ancora pericoli alla porta campana. Allora Luciniano, Cozzolino, viene fermato da Zanetti, Parpinel allontana Todisco, rimessa laterale per l'Udinese,
appunto con le mani Zanetti. Varesanovic avanza l'Udinese, deve allentare la tensione l'Avellino. I Filiani sono ancora in partita, fuori gioco di rientro di Magnino. Aspetta! Calma! Avellino Udinese che chiude la decima giornata di campionato. Ieri si sono disputate le altre partite. Vi leggiamo i risultati: Pescara Chievo 2-5, Ascoli Provercelli 2-2, Carpi Juventus 0-1, Empoli Cittadella 0-0, Sassuolo Bari 1-0 e Torino Benevento 2-0. Occhio ancora all'Udinese che non si arrende. Passo il pallone K per questa classifica. In testa Sassuolo e Juventus con 22 punti, Chievo e Torino 21, Udinese 17, Bari 16, Empoli 15, Carpi e Cittadella 11, Pescara 9, Ascoli, Benevento e Provercelli 8 e chiude l'Avellino a 4. In questo momento l'Avellino salirebbe a quota 7. Irpini ancora ultimi in classifica, ma che si avvicinano ad Ascoli, Benevento e Provercelli. Udinese rimarrebbe a quota 17, sempre al quinto posto in classifica. Prima di questa partita l'Udinese sinora ha vinto 5 match di campionato, ne ha pareggiati 2, ne ha persi 2. L'Avellino una sola vittoria in casa con il Pescara per 2-1, un solo pareggio sempre in casa con il Carpi 1-1, 7 le sconfitte. Ecco il cielo per l'Avellino, è in posizione regolare Kribka, a lungo per Arciello, Arciello in area, non si lascia superare Borsellini. Il prossimo turno, l'undicesimo, Chievo-Sassuolo, Bari-Torino, Benevento-Empoli, Cittadella-Pescara, Juventus-Ascoli, Provercelli-Avellino e Udinese-Carpi. Diulu servito da Armenakas. Udinese che mercoledì scorso è stata eliminata dall'Inter in Coppa Italia, la gara secca disputatasi in Lombardia. È un po' di gioco il numero 8 Magnino. Cambio per l'Avellino, è il primo di questa partita, esce un esausto Arciello, al suo posto il numero 17 Saccavino. De Santis raccomanda maggior solerzia ad Arciello nell'abbandonare il rettangolo di gioco. Saccavino al posto di Arciello, 3 minuti al 90esimo più recupero. Avellino a denti stretti difende il prestigioso risultato. Rilancio di K, lascia scorrere Dragone, messa con le mani, battuta da Krivka. Testa Magnino, apre l'Avellino, aveva colpito Bongiovanni, ancora Bongiovanni, di testa Parpinel, Krivka, Armenakas, occhio, bravo, il lucido nell'allontanare il pallone numero 6 Sgambati. Calcio di punizione per Udinese, la battuta di Vasco, Parpinel, Zanetti, lancio in avanti, ha intercettato Bongiovanni che ha subito fallo da Brunetti. Calcio di punizione per l'Avellino. Brunetti che protesta
con l'arbitro. Scorre altro tempo prezioso per l'Avellino. La battuta di Sgambati. Dragone! È in aria Dragone, il sinistro del numero 7! Palla sul fondo, non l'ha toccata Borsellini. Ci sarà appunto rimessa dal fondo. Vicino al gol del 3-1 l'Avellino, che non riesce a mettere in cassaforte il risultato. Vasco, 44esimo, un minuto al 90esimo, poi ci sarà recupero. Area spazzata, non trova il pallone Brunetti, poi in un secondo tempo riesce a servire Zanetti. Ancora Udinese a caccia del gol del 2-2 in inferiorità numerica. Armenakas semina Dragone, entra in aria Armenakas, l'intervento in tackle di Krivka, calcio d'angolo per l'Udinese, assalti friulani in questo finale di partita. La battuta del calcio d'angolo, palla che si perde sul versante opposto, la rincorre Melissano. L'intervento di Sgambati è regolare. Ora Bongiovanni può distendersi, il team di Cioffi non riesce a servire Lucignano o Saccavino, che pure si erano liberati per provare ad avanzare verso la metà campo avversaria. Lento Bongiovanni nel rilancio, comunque c'è rimessa laterale per gli irpini. Il sombrero di Parpinel subisce fallo, il numero 6 dell'Udinese. Vasco, lancio in avanti, toccato di testa Magnino in maniera debole, troppo debole per inserire K. Di destro, il rinvio del portiere dell'Avellino, D'Aresanovic. Krivka gli sbaga la strada, spedendo il pallone in fallo laterale. Va giù l'Udinese Melissano, il direttore di gara lo invita a rialzarsi. Assalti disperati dei bianconeri. La caccia del gol del pari, occhio a Brunetti, ci trova a distanza Brunetti. Armenakas, palla ancora respinta, è una Bailam, Bongiovanni, L'Avellino avanza con Saccavino, il lancio di Bongiovanni, Borsellini prima di tutti, è a terra un calciatore bianco-verde, allontana Sgambati, Brunetti, Diulu. 46esimo, nostro cronometro, siamo uno dopo l'extra time. Occhio al contropiede dell'Avellino, ha una prateria dinanzi a sé Lucignano, avanza Lucignano, arriva di rigore, appoggio per Crisci, palla troppo lunga, ha perso l'attimo Crisci, comunque può insistere il numero 8, aveva accennato l'uscita a Borsellini e conclude altro Cozzolino. Chance per l'Avellino, non si capacita mister Cioffi con i suoi. Per l'ennesima volta la formazione di casa non riesce a sferrare il colpo del KO. Riparte Udinese, a cui viene concessa un'altra opportunità. Il rilancio di Parpinel. Krivka respinge di testa. Saccavino, altra opportunità in contropiede per i campani. Dragone sull'auto di sinistra, attende rinforzi, il cross al centro, di testa! L'Avellino sigla la terza rete con il numero 9 Lucignano, abile a raccogliere un cross dalla sinistra di Dragone. 3-1 Avellino, finisce in trionfo per la formazione di Cioffi, la doppietta di Lucignano per il 3-1 dell'Avellino al 47esimo. Adesso è davvero finita, Udinese in ginocchio. Ha sfruttato l'Avellino stavolta l'ennesima azione di rimessa. E dunque
La formazione biancoverde pronta a festeggiare la seconda vittoria in campionato, la seconda vittoria interna consecutiva dopo il 2-1 rifilato al Pescara. Avellino, che quest'oggi ha compiuto sicuramente l'impresa, non godeva dei favori del pronostico, però con tenacia, con grinta e con determinazione ha tenuto testa al più quotato avversario e sta portando a casa una vittoria prestigiosa ottenuta contro una squadra che veleggia nelle zone alte della classifica. Si attende solo il triplice fischio. E poi sarà festa per gli uomini di Cioffi. Kribka che colpisce nelle parti basse il compagno Dragone, tra l'altro il pallone è uscito di messa laterale per l'Udinese. Parpinel, 49esimo al nostro cronometro, Sgambati in chiusura su Magnino, un leone Sgambati, e guadagna anche la rimessa laterale. Onore delle armi all'Udinese che ha sbagliato un calcio di rigore, ha colpito tre legni con lo stesso calciatore Armenakas e ha fallito qualche occasione. L'Avellino è stata abile a capitare Zaga al meglio, il numero delle occasioni avute. Triplice fischio del signor De Santis. Avellino batte Udinese per 3-1. Campani che in classifica restano ultimi, salgono al quota 7. Udinese rimane a quota 17, al quinto posto in classifica. Secondo vittoria in campionato per la squadra di Cioffi. Da Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.